Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben ritrovati. Settima puntata delle consultazioni, il programma politico di Cilento Channel che incontra i candidati sia a sindaco che non per le prossime amministrative 2022 per Agropoli. Oggi con noi Franco Di Biasi, consigliere di maggioranza. Ben trovato, Franco. Ciao Gianni, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Allora Franco, andiamo subito al dunque, come si suol dire. La tua candidatura è certa? Prima domanda, e se sì, naturalmente raccontaci un po' il tuo progetto politico che sembra sia passato sul Partito Socialista Italiano rispetto a prima che eri del Partito Democratico. Sbaglio? No, hai detto bene. La volontà di candidarsi, di mettersi di nuovo a disposizione della mia città, provando a dare il mio contributo, ci sta tutto. Però, come hai detto tu, adesso io non sono più un singolo esponente del Partito Democratico, ma sono passato in un nuovo partito, dove con il nuovo segretario, Antonella Tommasoni, con tutto il direttivo, altre 12 persone, decideremo insieme quello che bisognerà fare, la strada migliore da percorrere. Infatti nell'intervista fatta con il sindaco Adamo Coppola e sicuramente candidato per le prossime elezioni, sicuramente candidato a sindaco, nel raccontarmi la sua coalizione non ha dato, ecco, per scontata la partecipazione della tua lista con la sua coalizione. Stai ancora riflettendo se andare con lui oppure con un'altra realtà politica? No, io con il sindaco Adamo Coppola non ho ancora affrontato questo discorso. Devo farti una piccola correzione. Sì, è vero che io lavoro con la maggioranza, ma sono in questo momento da oltre un anno indipendente. Quindi volta per volta ragioniamo sugli argomenti del Consiglio Comunale, insieme a tutto il partito che sta con me, perché io ho la fortuna e l'onore di rappresentare, e decidiamo qualche volta quello che bisogna fare, le cose più giuste per la città. Non mi hai dato la risposta però, quindi non appoggerai per ora Adamo Coppola? No. Io non ho ancora parlato con Adamo Coppola, non ci siamo seduti a un tavolo, sicuramente ci sarà una discussione aperta a 360 gradi. Il nostro partito è in una coalizione a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, anche se abbiamo avuto il placet sia dal segretario provinciale, sia da quello regionale e anche da quello nazionale di avere carta bianca tutto il partito per la scelta sull'eventuale accordo del Comune di Agropoli. Noi ci teniamo a mantenere il rapporto con l'ala più stretta del centro-sinistra e quindi vale a dire ragionare insieme al PD. Ecco, durante le festività natalizie, ancora un po' prima, diciamo così, spesso sei stato visto in giro con la dottoressa Elvira Serra, che come sappiamo è stata anche già nostra ospite, è decisissima di candidarsi come sindaco della città. L'ipotesi di appoggiare la dottoressa Serra è insomma abbastanza evidente oppure no? No, vedi. Beh, invece io con Elvira mi sono confrontato più volte, anche il resto del partito si è confrontato con una. Abbiamo fatto più incontri, ma più che altro per stuzzicare nuove idee e progetti per Agropoli. Abbiamo fatto discorsi molto larghi, senza chiudere nessun accordo, ma un confronto serio, leale, su eventuali nuove proposte, sì. Ma l'abbiamo fatto anche con il dottore Ciancio, ci siamo confrontati, ci siamo visti anche con altri candidati a sindaco per ora candidati a sindaco. Quindi la discussione, il confronto è
sempre una cosa positiva. Certo è, come ben sai, ad Acropoli più o meno ci conosciamo tutti, io ho ottimi rapporti oltre la politica con molti di loro, e il confronto ci sta, di stuzzicare l'idea di nuove proposte viene sempre. Domenico ho preso il caffè con il costabile Spinelli al centro di Acropoli. Naturalmente, se io vedo un amico che conosco da tanti anni da Acropoli, ci prendo il caffè insieme. È normale che poi fare la battutina, ma penso che ora sia troppo presto, anche se discorsi con Nino Cianciola e con Elvira veramente sono stati, secondo me, molto positivi, perché ognuno di noi ha aumentato il proprio bagaglio di idee e di nuove proposte da avanzare per un eventuale programma. Infatti, ritornando al caffè con Spinelli, non dimentichiamoci, insomma, che Franco è comunque una ex espressione di centrodestra, no? Franco, tu eri, prima di entrare nel PD di Franco Alfieri, eri comunque un uomo di Forza Italia, o sbaglio? Sì, sono transitato per poco tempo per Forza Italia, è vero. Ed è stata anche quella una bella esperienza. Beh, ma con Costabile Spinelli mi lega un rapporto di amicizia storica tra la mia famiglia e la sua famiglia, in quanto mio padre originario di Castellammare. Anche questo è vero, ecco. Senti, come analizzi le dimissioni del tuo ex ormai presidente del Consiglio, Massimo Laporta? Devo dire la verità, io ho sentito gli altri da te in trasmissione, però bene o male si diceva questa cosa, io non ci credevo, e ho apprezzato il modo di come Massimo l'abbia fatto nel silenzio assordante, ma secondo me l'ha fatto per non creare ulteriori disagi a tutti, perché poi quando si cominciano a dire delle cattiverie fanno male a tutti, fanno male a chi va via, ma anche a chi resta solo. Quindi ho apprezzato il modo, non ne capisco tanto riguardo ai tempi, però era una cosa che si diceva, ma non mi aspettavo. E poi c'è da dire, anzi, se me lo fai sottolineare, perché io l'ho detto subito, Massimo ha fatto il Presidente del Consiglio per oltre 4 anni veramente in maniera egregia, visto che ha dato spazio a tutti, è stato super partner, ha gestito al meglio la funzione del Presidente del Consiglio, davvero complimenti a Massimo. Senti, invece con Giovanni Basile, che è stato il primo, diciamo così, ad aprire le danze, aprire le sfide già davvero da tantissimo tempo, ufficializzando però la cosa, perché qualcuno ti dà il primato a te, insomma, di essere già partito quando hai scelto, ecco, di seguire il PSI, ricordiamolo, per le regionali scorse. Non hai ancora discusso con lui, cosa ne pensi? No, anche con Giovanni mi sono confrontato. Più o meno con tutti. Giovanni, che peraltro con lui si lega una legata al liceo, dico, mi sono confrontato più volte. Gli davo tutte le fortune di lui. Però su questa strada insieme non la possiamo immaginare, anche se ha avuto il coraggio lui, a prescindere da tutto e da tutti, a dire io ci sono veramente, ma tutti i candidati che finora hanno fatto un passo avanti proponendosi come sindaco vanno apprezzati, peraltro sono tutte persone meritevoli di una candidatura simile. Al sindaco, tutte persone per bene, tutte persone rispettabili, e per chi ha avuto questo coraggio, questa voglia, per me ci sono applauso. Se mi fai tornare indietro, però, è vero che io ho cominciato prima, ma è vero, come hai detto tu, che io
più di un anno e mezzo fa sono entrato in un nuovo partito, che ad Agropoli, vuoi o non vuoi, ormai non c'era più. Quindi ho dovuto lavorare non per fare campagna elettorale o per far sì che Franco Di Biase possa essere un giorno candidato a sindaco, ma io ho dovuto lavorare per cercare di ricostruire il partito e ringraziando tutti i miei amici, tutte le persone che credono ai valori di questo partito è stato anche semplice perché subito abbiamo trovato dei nuovi innesti, delle nuove persone che si sono messe a disposizione del partito. Quanti tesserati hai nel partito, Franco? Siamo intorno a una cinquantina. E quindi, diciamo così, i tuoi 16 candidati saranno, insomma, tutti soci, no, del partito? Certo. Sì, 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 È sì, sì, chiaro sì. questo. Sì, è chiaro, ma peraltro diciamo che una bozza di lista noi già la teniamo pronta. In realtà ho trovato un bel mix di esperienza, ma soprattutto tanti giovani volenterosi che si vogliono mettere in discussione e metterci la faccia questa volta in prima persona. Molto bene. Senti, prima di chiudere, un appunto su Adamo Coppola, correggimi poi se sbaglio. Secondo me, da parte tua c'è ancora un po' di rancore rispetto a quando Adamo Coppola ha cominciato a governare questa città, perché se ricordo bene, insomma, penso, che tu, richiamavi all'attenzione del sindaco un po' una tua posizione. Diciamo di maggiore spessore, ecco, diciamo così, magari richiedevi un assessorato oppure magari un impegno più concreto su una delega, ecco. È così oppure mi sbaglio? Sono d'accordo questa volta con quello che diceva il sindaco Adamo Coppola nella sua posizione, diceva che non servono le sedie o i gradi, ma serve l'impegno che non ci vuole mettere nelle cose, quindi non serve avere la carica dell'assessore. È normale che io all'inizio, insieme al mio gruppo, ci sono rimasto un po' male di alcune cose, di alcune scelte, però dopo qualche giorno il mal di pancia passa e uno si mette a lavorare. Il problema è che noi non ci siamo trovati più nell'individuare le priorità che servivano la nostra città e quindi molte volte siamo andati in conflitto. Molte volte però, devo dire la verità, siamo anche arrivati a trovare delle soluzioni, dei compromessi, tra virgolette, che servivano, che si usa politica dell'amministrazione. Non compromessi naturalmente che non riguardano posti di potere, che si può verificare tranquillamente, ma compromessi su come svolgere alcune attività sul territorio comunale. Certo è che sulla manutenzione, sulla sicurezza, su tante altre cose che riguardano la vita quotidiana nella nostra città, io sono stato molto spesso critico. Certo, perché ritengo che se c'è stato qualcosa di sbagliato, bisognava trovare le soluzioni per risolvere il problema. Questa è l'unica cosa. Poi venivo da un'amministrazione dove si è lavorato tutti quanti insieme in maniera tranquilla, serena, invece per più problemi, magari anche per colpa mia, perché poi io penso che quando succedono queste cose la colpa non è mai di uno solo, ma le relative percentuali, siamo tutti responsabili, dal consigliere comunale Franco Di Biase, all'assessore, al sindaco e da tutti quelli che amministrano insieme la città. Oggi noi troviamo tante difficoltà nell'andare avanti, volevamo proseguire in un'attività di amministrazione legata al territorio e soprattutto ad ascoltare la gente, perché quello che a me dispiace di più è che si è slegata la comunità dalla casa comunale. I 10 anni con Franco Alfieri hanno avuto come soggetto principale questo rapporto forte che c'era tra la politica e tra la gente.
Oggi se mi devo fare un rimprovero anche a me stesso, è proprio questo. Io vedo che questo legame, questo feeling manca, l'ascolto con la gente manca. E questo è quello di cui io mi voglio fare questa voce. Certo, è chiaro. Senti, per chiudere, pensi davvero che alla fine vi saranno per la corsa al primato, insomma, alla carica appunto di sindaco, cinque candidati? Oppure pensi che col tempo magari qualcuno si tirerà indietro, farà l'accordo e alla fine ne rimarranno soltanto tre? Perché su due io non ci credo, eh. Due non ci credo neanche io, tre forse sono pochi, ma quattro, ma non è che si tirano indietro, magari riuscire a trovare un accordo con di loro per scegliere il candidato sindaco. Guarda, io vedo un allontanamento della gente comune dalla politica, però tutto questo che sta succedendo. A prescindere se poi alla fine la candidata sindaco siano 5, 6, 7 o 3, penso faccia bene, perché con tutte queste forze in campo si stanno coinvolgendo tante più persone e quindi vengono fuori più confronti di idee, vengono fuori più discussioni e tutto questo può fare solo bene alla città e a tutti quanti. D'accordissimo con te. E chiudiamo davvero con questa bella riflessione, questo appuntamento delle consultazioni. Io ti ringrazio, Franco, per aver partecipato. Grazie a te, grazie a tutta Cilento Channel. Sicuramente ci risentiremo più in là per aggiornamenti non solo sulla tua attività politica, ma anche sull'analisi degli altri candidati.